una profonda caverna al centro di un'oscura foresta, un selvaggio nitrito squarcia l'aria. Osserva, Didone. Questo è l'ultimo sopravvissuto della stirpe degli unicorni. Guarda cosa può fare. Ora credi che lui sia rimasto senza corna, vero Didone? Invece sbagli. Guarda, ecco che gliene spunta subito un altro. Ho ammastrato questo animale per un solo motivo. Con lui al mio fianco sarò io il nuovo re di Caledon. Intanto, nel regno di Caledon, nessuno si aspetta il terrore che verrà presto scatenato. Che succede? Per tutti gli dei dell'Olimpo! Aiuto! Aiuto! Allarme! Ci attacca l'unicorno! Stanno arrivando le guardie del re. Le guardie di Re Dorian. Il mio piano funziona perfettamente, Didone. Aspetta qui, piccola, ho un lavoretto da fare. Ma dal Monte Olimpo una ben nota figura vola in soccorso del regno di Caledon. Egli è l'invincibile Ercole. Ercole, appena in tempo, appena in tempo! Sta attento al corno, attento al corno! Accidenti, accidenti, Ercole! Per Giove! Aiuto! Aiuto! Fate qualcosa! Aiuto! Infilarmi l'anello. Un'oscura minaccia è ancora presente. Tenebrus, guardie a me, guardie! Risparmia il fiato, Dorian. Tutte le tue guardie, compreso il tuo amico Ercole, sono a combattere il mio unicorno. L'avevo già previsto nel piano. Se vuoi essere risparmiato, firma la tua abdicazione. Salirò io sul trono, firma. Cosa, il mio unicorno? No, Tenebrus, il mio unicorno! Aiuto, aiuto! Sei un bellissimo animale, ma ricorda che se tu volessi ricominciare a fare i... Oh,